ripeto quel che ho già detto in Parlamento nei giorni scorsi, e cioè che se è vero come è vero che migliaia, anzi milioni di famiglie non arrivano a fine mese, centinaia, anzi migliaia di imprese chiudono, decine e decine sono gli imprenditori, i lavoratori, persone del più vario ceto sociale che si sta addirittura suicidando, vuol dire che il sistema ha collassato, che il sistema sta creando una tale tensione sociale che da un momento all'altro può sfociare in rivoluzione sociale, in rivolta sociale. E dirlo non vuol dire che vogliamo la rivolta, dico che siamo sull'orlo dell'abisso e stiamo ancora una volta cincischiando sul da farsi. E questa è la grande colpa di questo Parlamento e di questo governo, non rendersi conto che sono altre le priorità del Paese rispetto all'articolo 18, rispetto alla guerra in Afghanistan e rispetto ai centinaia di aerei e da combattimenti che è andato a comprare.